Buongiorno, sono Alessandro Migliari del DORS. In occasione dell'aggiornamento del modello demografico che DORS ha realizzato nel mese di luglio, vi presentiamo questo strumento che crediamo possa rappresentare un'utile guida alla costruzione di relazione e di profili demografici. Il modello attinge a fonti informative certificate e accreditate, utilizza un linguaggio semplice e chiaro, segue uno schema che porta per mano il lettore nel produrre una relazione demografica a diversi livelli territoriali. Il filo rosso che guida lo strumento è rappresentato dalla logica del confronto, privilegiando sia la dimensione geografica, con comparazioni tra territorio individuato e area di riferimento, sia quella temporale, evidenziando l'andamento nel tempo del fenomeno indagato. Ma vediamo un po' più da vicino come funziona il modello, provando a navigare tra le varie parti e dimensioni che lo compongono. Partendo dall'home page del sito DORS si entra all'interno dello strumento. Incominciamo dal prototipo di relazione demografica che contiene 15 indicatori predefiniti e che attraverso un testo preconfezionato aiuta a redigere il rapporto. Cliccando su questo link si entra nel prototipo predefinito. Il modello suggerisce una serie di fonti che permettono di calcolare, per il proprio territorio di interesse, i principali indicatori utili alla composizione di una relazione demografica. Si può cliccare su ciascuno degli indicatori che compongono il prototipo, ad esempio il primo, la popolazione residente, e si entra in una pagina dove vengono date alcune indicazioni utili alla composizione dell'indicatore. La definizione formale, la formula di calcolo, come si legge e interpreta l'indicatore, un esempio di utilizzo e le fonti a cui attingere per costruirlo, gli anni disponibili e in giallo il livello territoriale per il quale è possibile calcolare l'indicatore con la specifica fonte. Chiudendo il link si torna alla pagina del prototipo dove è utile soffermarsi ancora su alcune notazioni. Lo spazio sottolineato una volta è da compilare utilizzando la fonte indicata nello stesso capoverso. Lo spazio sottolineato due volte è da compilare utilizzando la fonte indicata nello stesso capoverso ma operando delle semplici operazioni algebriche. Tra parentesi quadre va indicato l'anno, il periodo e il territorio di riferimento. Chiudendo il link si torna alla pagina principale. Dove è possibile aprire la dimensione del cruscotto che offre alcuni spunti e suggerimenti per una lettura sintetica del profilo demografico, indicativi del livello di vivacità demografica espressa dal territorio in studio, intendendo per vivacità demografica il livello di variabilità spazio-temporale e il dinamismo dei diversi fenomeni demografici espressi dal territorio preso in considerazione rispetto ad un valore di riferimento. Per ognuno dei 15 indicatori che abbiamo visto in precedenza viene fatta una valutazione sulla variazione temporale e territoriale del fenomeno rispetto a un valore di riferimento, solitamente rappresentato dalla media regionale. Prendiamo ad esempio la speranza di vita, vediamo le variazioni e le vivacità temporali e le variazioni e la vivacità territoriale. È possibile assegnare un punteggio a ciascun indicatore a seconda del simbolo attribuito e sommando i singoli punteggi si giunge al punteggio complessivo, indicandolo graficamente poi all'interno del cruscotto della vivacità demografica. Il punteggio complessivo assume diversi significati. Un punteggio totalizzato superiore o uguale a 16 significa che si osservano apprezzabili trend temporali o scostamenti dal livello medio regionale con un significato positivo, il colore blu intenso del cruscotto. Questo indica una situazione di vivacità o dinamicità.
Un punteggio totalizzato tra 8 e 16 significa che si osservano valori costanti nel tempo o intorno alla media regionale, il viraggio dal rosso al blu. Siamo in una situazione di allineamento. Ancora un punteggio totalizzato inferiore o uguale ad 8 significa che si osservano apprezzabili trend temporali o scostamenti dal livello medio regionale con un significato negativo, colore rosso intenso. Siamo in questo caso in una situazione di flessione o staticità. Chiudendo il link si torna alla pagina principale del modello. È ancora utile esplorare l'elenco delle fonti informative utilizzate per la compilazione del prototipo. Per ciascuna fonte informativa utile alla produzione dei 15 indicatori viene indicato l'ente produttore, la fonte informativa di riferimento, il livello territoriale, il periodo temporale, gli indicatori contenuti o ricavabili, la modalità di accesso e la data di revisione del documento. Chiudendo il link si torna alla pagina principale del modello. Concludiamo prendendo visione del risultato raggiungibile con il modello. Aprendo l'applicazione del prototipo, possiamo visionare la relazione demografica relativa, ad esempio, al distretto sanitario della Val Chisone Germanasca. La relazione in questione segue appunto il percorso che abbiamo seguito, partendo dalla compilazione del prototipo e concludendo con la realizzazione del cruscotto di Vava Città Demografica. Chiudendo il link, si torna alla pagina principale del modello. Per finire, vi chiediamo ancora di inserire i vostri commenti sul prodotto, che ci saranno molto utili per migliorarlo in seguito. E con questo abbiamo concluso questa breve panoramica sul modello demografico. Speriamo che sia risultato tutto chiaro. Bene, ora tocca a voi e buon modello demografico.